Sono emozionato perché è la prima volta che insomma, faccio una conferenza stampa dove annuncio un mio brano. E perché non l'hai mai fatto? Non lo so perché non l'ho mai fatto. Credo di avere almeno 100 brani nel computer già tutti quanti provinati, non sono tutti quanti 100 apoteotici, almeno 20 successi, ma stanno lì buttati là. E ho sempre avuto, voglio dire, tirati di orecchie a destra e a manca da tanta gente: perché non fai, perché non fai, perché non fai. Chissà che cosa aspettavo, mi sto facendo insomma abbastanza vecchietto. Il primo sono io. Sei tu. E ho detto, vabbè, cominciamo a fare sta cosa. Oggi si può fare rispetto a 20 anni fa, quando 20 anni fa veramente ci volevano tantissimi soldi. E ho parlato con un amico discografico ieri e mi diceva proprio questo: sì, l'LP di Valentina costò 50 milioni, insomma, voglio dire, prima i soldi erano, ci volevano tanti soldi, tanti investimenti. Poi tu magari creavi un videoclip, che cosa facevi con questo videoclip? Non c'erano i social, quindi come lo pubblicizzavi? C'era la strada di MTV, ad esempio, una delle solo che poi costava tantissimo, quindi per fare qualcosa ci volevano veramente tanti e tanti soldi. E ricordo che 20 anni fa c'erano ancora le lire, dissi no, basta, devo pubblicare un brano, ci facciamo una cosa, andiamo a Radio Kiss, vediamo che ci dicono. Dice, ah sì, lei vuole venire, se vuole fare questo, sì, va bene, allora ho 8 passaggi al giorno, mi sembra, 20 milioni al mese. E mi ha detto così, certo, ma 20 milioni al mese, dissi, beh, è una cosa che secondo me non può sapere. E quindi qualche volta ho fatto il passo più grande della gamba, però non si può fare. Questa volta credo che sia arrivato il momento, anche perché alle spalle insomma ci sono anche altre persone che stanno credendo in questo progetto, editori, dei produttori di nazionalità, cioè di una regione diversa dalla nostra. E non vi dico ancora, perché poi sapete che tutto ciò che si dice in questo mestiere, specialmente la sera, non vale la mattina, allora è tutto un divenire, essendo tutto un divenire. Però ci sono dei punti fermi, no? I punti fermi in questo momento siete voi, siete qua, per cui io veramente chino la testa, vi faccio io l'applauso a voi, vi ringrazio per essere qui e ringrazio soprattutto Tommaso, che si sta prestando in qualsiasi modo. Lui faceva il direttore al Politeama, però aveva preso questo mestiere, l'aveva completamente abbandonato e ha dovuto, diciamo, riaprire il cassetto della sua memoria, ma lui è una persona in gamba.